Allora, buonasera dopo diverso tempo che non registro più niente. Allora, intanto mando un saluto a tutti e niente, diciamo che mi sono fermato completamente con gli acquisti dei profumi poiché sono in prossimità di un trasloco anche dopo tutta la brutta faccenda che mi è capitata a giugno, e mi sono reso conto solo ora, cominciando a smontare la casa, di quanta roba veramente io abbia accumulato cioè ho veramente tantissimi profumi della quale sono innamorato e tutto, però mi sono dato veramente un freno e uno stop reale, effettivamente, perché ho detto non si può più andare avanti così, cioè non si può. Arriva un certo punto che devi anche darti una frenata, nonostante la passione sia grande, non si può più. E boh, quindi cosa è successo? Che ho ritirato tutti i profumi nelle scatole, ho fatto non una, non due, ben 8 scatole e mezzo di profumi e non scatole piccole, quindi la cosa è abbastanza preoccupante. Vabbè, sta di fatto che arrivo subito, vi faccio vedere. Sono rimasto con due soli profumi. Tra l'altro qua del Poison ce n'è dentro proprio qualche spruzzo poi da buttare, la boccetta, e questo, nel senso che mi erano rimasti solo questi perché gli altri li ho già ritirati tutti, li ho ritirati nelle scatole, quindi per trasloco, perché ho detto sono ancora qui un paio di mesi, ma dato che sono una persona molto lenta, mi perdo via, ho cominciato a ritirare tutto così onde evitare di arrivare all'ultimo di dover fare ancora tutte le scatole per il trasloco e quant'altro. Qui ho sono arrivato alla fine quasi del fondo schiena dello Jean Paul Gaultier, proprio al limite, e sto usando questo perché mi piace tanto e ho qualche spruzzo, qualche bonus di spruzzo ancora del Poison classico. Perfetto per il periodo. Ecco, l'unico sfizio che mi sono voluto togliere per la modica cifra di 5 euro e 50 o 5 euro, non ricordo. L'ho comprato da Tigotà, dove lavoro. Devo ringraziare il canale di Antonella perché lei aveva fatto il video su questi profumi. Non mi sono mai piaciuti, diciamo, questi profumi, soprattutto la versione red e blu, ma mi sono follemente innamorato di lui, Charlie Gold. Allora, è un profumo che devo dire la verità, un profumo da 5 euro, ma questo qua è eccezionale. Allora, questo qua è un profumo assolutamente invernale, a mio avviso. Super intenso sulla mia pelle, super buono. E io userò in tutto questo periodo questo qua, perché non ho nessuna intenzione di riaprire le scatole, cose, quindi userò lui. Ho voluto regalarmi questo profumo di Charlie Gold di Revlon perché è vero, ne ho tanti, però li avevo ritirati tutti. Ho detto vabbè, 5 euro, questo me lo uso tutto, tutti i giorni, lo finisco e boom. Devo dire che è eccezionale. Grazie Antonella per avermelo fatto scoprire perché io trovo che sia veramente un ottimo profumo. Allora, volevo leggervi le note, che tanto, vabbè, qui non mi va l'altro telefono. Allora, una fragranza ambrato florale da donna è stato lanciato nel 95. Io sinceramente lo sentivo molto più attuale. Pensavo che fosse un profumo effettivamente molto più recente ai suoi anni, però per me rimane attuale. Per me è un profumo veramente buono, per me è uno di quei profumi low cost ma che vale molto di più di quello che costa perché per persistenza. Allora, a me questo profumo mi ha ricordato un profumo in particolare. Antonella diceva il Cashmere di Chopard,
Invece a me ha qualcosa che mi ricorda, sicuramente non sarete d'accordo se l'avete sentito, però questo è quello che il mio naso ci percepisce. Io ci sento molto di Samsara qua dentro di Garland. Ci sento molto qualcosa di Samsara. Allora, in questo profumo abbiamo una miriade di note, una miriade di note, però qua non me le distingue tra il fondo, il cuore e quant'altro. Adesso qua mi si è impallato tutto un'altra volta, pardon. Adesso se arrivo con le note olfattive ce la facciamo. Allora abbiamo albicocca, ambra, caramello, cannella, sandalo, pesca, chiodi di garofano, che io sinceramente non li percepisco molto perché a me il chiodo di garofano non piace, come anche in Poison, ma io per fortuna non ce lo sento perché è una nota che detesto, il chiodo di garofano. Prugna, rosa, gelsomino, muschio, arancia, fresia, violetta, legno di cedro. Pensavo anche della vaniglia sul fondo, però magari c'è, magari non c'è, non è dichiarata, non lo so. Comunque, cioè, ha veramente tutto questo botto di note. È fantastico. Ragazzi, cioè, mamma mia, se è buono sto profumo. Giuro che mi fa sognare. Io ci sento veramente tanto di Samsara qua dentro. E poi devo dire anche la verità, che per essere un profumo low cost, cioè, un pochettino, e anche lo trovo anche abbastanza oleosino, quindi deve essere anche abbastanza ricco di oli. Il che meraviglioso, 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 meraviglioso. Non sto scherzando, è buonissimo. Se non lo conoscete, andate a sentirlo perché è veramente tanto, tanto, tanto buono. Poi mi piace anche nella sua scatolina d'oro con la scritta marrone, Charlie Boy. Mi manca da sentire, non so se il white o il silver, perché ho sentito forse il silver, non ricordo. Il rosso, il red e il blu a me proprio non piacciono. Il blu proprio è una cosa che proprio mi affaccio a sentire, proprio non ce la faccio perché proprio non mi piace, è proprio uno di quei profumi che detesto. Cioè, proprio l'odore del blu mi fa venire conati. Vabbè. Però lui veramente, 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 secondo me, secondo il mio modesto parere, che può contare meno di zero, è top. Quindi se lo trovate da Tigotà, sentitelo perché veramente è una fragranza meravigliosa, ve lo giuro. Questo è il mio parere. Ripeto. Però lo trovo caldo, lo trovo invernale, lo trovo coccoloso, lo trovo dolce, allo stesso tempo fruttato, però non stucchevole. È veramente una fragranza veramente fatta per me a regola d'arte, è ottimo. Quindi se trovate questo profumo, provatelo perché è veramente ottimo. Io con questo vi mando un bacione, ringrazio ancora Antonella del canale Consiglio Antonella per avermelo fatto conoscere, perché ne ha parlato nel video e io mi sono incuriosito e tra le altre cose avevamo in negozio il tester, ma il profumo non l'avevo mai visto, infatti c'era un'anomalia, una cosa strana, non lo so, io abbiamo provato a ordinarlo, è arrivato, avevo già sentito il tester e ho detto questo appena arriva è mio e sarà mio perché mio, buonissimo. Consigliato. Ciao!